L'Europa chiede una tregua di almeno 3 giorni per la zona di Debaltseve, nuovo fronte caldo, dove i ribelli stanno tentando di accerchiare le truppe governative. Negli ultimi giorni si stanno evacuando i villaggi dei dintorni. Da Ugligirsk sono partite nelle ultime 24 ore un migliaio di persone, secondo i ribelli che hanno preso il controllo del villaggio. Quasi 2.600 persone sono partite negli ultimi giorni da Debaltseve, Svitlodarsk e Avdiivka, ma migliaia di civili sono ancora esposti al tiro incrociato. A Donetsk, la roccaforte dei ribelli, 2 obici sono caduti nei pressi di un ospedale, 5 morti, 1 nel nosocomio e 4 all'esterno, danneggiato anche un plesso scolastico nelle vicinanze. Si vede chiaramente il cratere lasciato dall'obice e un cadavere coperto. C'è stata un'esplosione molto forte, racconta una donna in lacrime. Io sono caduta qui e mio figlio stava camminando lì, dice, indicando il corpo, quello di suo figlio. Colpi di artiglieria pesante sono caduti anche in altre zone della città. Qualche ora dopo l'attacco all'ospedale, un obice ha sventrato un edificio di 14 piani. Le autorità dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk dicono che anche qui vi sono morti e feriti, ma le cifre restano imprecisate. All'interno di uno degli appartamenti si stava tenendo una festa di compleanno.